Ciao a tutti ragazzi, sono Stella Giardina e benvenuti sul mio canale. Ultimo ottavo di finale ragazzi, Colombia-Inghilterra domani sera, ore 21, Spartak Stadium. E questa è diciamo, una partita molto molto insidiosa, diciamo che dopo Francia, Francia-Argentina è una partita che potrebbe veramente creare sorprese. Perché comunque ragazzi non sono squadre elite come possono essere Francia e Argentina. Però l'Argentina ragazzi ha fatto una figuraccia per carità, però a livello qualitativo, però essendo equilibrate anche come Svezia e Svizzera, ce l'hanno il filo da torcere. Quindi ragazzi, ricapitolando, qualcuno passerà, qualcuno andrà fuori sicuramente. E poi ragazzi i quarti di finale avrò anche un po' più di calma nell'editing, nel pubblicare, nel registrare. Poiché ragazzi sono meno partite, meno rotta di collo. E piano piano ragazzi, si arriva alla fine di questi mondiali, dove vi ringrazio per tutto il sostegno, visualizzazioni, like che mi state lasciando. E poi ragazzi, come va detto, ci prendo una pausa perché è stato molto difficile. E poi ragazzi tornerò sicuramente con nuovi contenuti, anche pronostici dei prossimi campionati, campionato. E finirò Assassin's Creed, comincerà forse, sicuramente anzi, Revelations, finirà Brotherhood, e poi ragazzi arriverà un Call of Duty, una campagna Call of Duty, però stento a dirvi quale. Allora, ecco la formazione, le formazioni ragazzi. Allora, parliamo un po' della storia delle squadre. Terza volta che l'Inghilterra viene in un pronostico. Prima volta l'abbiamo utilizzata, abbiamo vinto 4-2 con la Tunisia. Seconda volta abbiamo usato il Belgio contro l'Inghilterra, abbiamo vinto 1-0 con gol di Mertens, e questa è la terza. Terza volta per la Colombia, prima volta abbiamo battuto 1-0 il Giappone, la seconda volta abbiamo battuto la Polonia. Ospina, Arias, Mina, Sanchez, Mochica. Quindi la prima volta con la Colombia contro. Sanchez, Carlos, Uribe, quello che ha preso il rosso contro il Giappone, Cuadrado, Quintero, Rodriguez, esterno, e Falcao, Bacca, Morel, Izquierdo, Barrios, Zapata, Diaz e Vargas in panchina. Per Inghilterra, Pickford, scelto preferito a Butland, poiché ha precadato, Trippier, Walker, Stones, Jones, Rose, preferito a Young, Lingard, Henderson, Ali, Harry Kane e Sterling, Vardy, Rashford, Dyer, Young, Cahill, Maguire e Butland in panchina. E si comincia ragazzi. C'è la Sterling, palla per Ali, che calcia al destro, fuori di nulla veramente ragazzi. Potevamo subito trovare vantaggio dopo 11 minuti e 40, proprio come Svezia e Svizzera. Però ragazzi, c'è andata male. Allora l'invio di Ospina per Arias, palla profonda per Sterling, il rovesciato di tiro al difensore, la palla per Rose, però viene fermato da Kane, Ali, Lingard, cerca uno spunto Ali, ancora Lingard, si incartano un pochino, però la palla arriva, non arriva a Kane, e allora riparte la Colombia. Sono Rodriguez, Rodriguez da fuori, sinistro Pickford! Grande parata di Pickford ragazzi, calcio d'angolo dove deve andare sempre Camus Rodriguez, giocatore del Bayern Monaco, va al cross lunga, però Walker spazza tranquillamente. Kane, Sterling, attenzione all'errore della difesa della Colombia, Sterling sinistro, bravo Ospina, anche se gli ho calciato addosso premendo troppo leggermente. Ancora palla che arriva a Sterling, da solo non la può sbagliare. Trentesimo, 2-0, 1-0 ragazzi. Segna Sterling sull'errore madornale della difesa della Colombia, perdere palla lì a centrocampo. Lì a centrocampo della Colombia, vabbè. E Sterling, dopo aver sbagliato prima, si fa perdonare ragazzi, si fila l'angolino a Spina e c'è il gol 1-0. Quindi c'è da stare molto attenti perché la reazione della Colombia potrebbe arrivare repentinamente. Tanto ci tengo a dirvi che ho fatto, lo dico dopo. Harry Kane per Sterling in area, crossa troppo dietro, però c'è lì che si gira sinistro e Ospina ragazzi
fa apparire un doppio miracolo e riparte la Colombia in contropiede. C'è una palla buona per Ali, che va sul fondo, mette il cross per Lingard, 2-0, quarantesimo. Colombia sottomessa dall'Inghilterra, ragazzi. Completo. 2-0. Volevo dirvi prima, nel gol di prima, che ho utilizzato per 6 pronostici su 8 questa maglietta, ragazzi, che è la maglietta del primo video con facecam, la carottiera dei Rolling Stones, che il primo video con facecam l'ho fatto con questa canottiera. Quindi un anno dopo, ragazzi, volevo riproporre questa linea di vestiti, ecco. Che poi lasciamo stare. Gol di Lingard al 40esimo, 30esimo, 40esimo, 2-0, ragazzi. Colpo colpo sta cadendo la Colombia. C'è una Quintero da fuori. Paolo dice che termina lontanissima, però ragazzi, non dire gatto finché c'è nel sacco, non vendere l'orso, la pelle dell'orso prima di averla ammazzato. Attenzione a Quintero, 2 minuti recupero. Rodriguez, Anderson, parte il contropiede, dove c'è Sterling, però c'è un fallo che ci permette di rifiatare e sbaglia. Qua un'ammazzata nella testa e c'è anche un fallo dietro di Anderson, qua veramente stupido, stupidissimo. Questo fallo ci ha avuto bene l'arbitro che ci ammonisce e basta. Infatti Cuadrado va a protestare perché voleva qualcosa di più. Va Rodriguez, se tira fuori finirà primo tempo. Va Renato Rodriguez, non mi visto se Rodriguez o Quintero, ragazzi. La palla finisce fuori. E quindi, ragazzi, si va allo step successivo, ovvero il secondo tempo. E lo batterà la Colombia. Se ne fa il caos, gira al destro. Fuori di così. Fuori di così, rinvio allora di Pickford. Come passa Falcao. Come passa Falcao. Bravo, bravo. A recuperare protezione a Quintero, il sinistro. Pickford. Che pick vuol dire plettro in inglese, quindi vabbè. Giochi di parole. Sarà Cuadrado per Falcao, Rodriguez, il sinistro, Pickford. Attenzione per la palla per Ali, fermato regolarmente. E la riparte la Colombia. Va dentro per Sterling da solo, esce Ospina. E fa un recupero su per il difensore della Colombia. Buon per lui. Se ruba bene la palla Sterling per Lingard, che può tirare il destro, ma lo tira alle stelle. Però c'è Conner, qui c'è stata deviazione del difensore. Però facciamo dei cambi. Finalmente entra Vardy per Sterling e mettiamo anche Dyer per Anderson, che tra l'altro è anche già ammonito, quindi evitiamo di finire la partita in 10. Allora va, mi sembra delle ali, però c'è la difesa della Colombia. Attenzione schierdo, che va senza fermarsi con la dribbling, la girata, riesce a metterla dentro, però c'è buona la difesa dell'Inghilterra, non è finita. Carlos Sanchez, Uribe che tira da fuori e la palla va al lato, ma c'è ancora una volta la deviazione e c'è corner per la formazione sudamericana. Saranno molto messaggi. Va schierdo, messa in mezzo e c'è la difesa della Colombia che prova a rifare la partita d'azione. C'è la mura, fa il cavo al destro, traversa Cuadrado, Pickford. Veramente una parata da asso. E allora c'è calcio d'angolo che va X schierdo, ancora Pickford. Lola Rias per il schierdo, non è finito l'assedio. Dyer mette fine a questo assedio della Colombia. Paolunga. Ospina, attenzione l'errore. E che l'aggraziato, c'è angolo ancora. Perché facciamo per meno 5 minuti. Palla verso Walker, bravissimo Ospina, e rivela la difesa della Colombia.
Sanchez fa il caol destro. L'ho vista quasi dentro. E c'è il rinvio, forse. Due di, recupero, sì, due di recupero. Muriel è fermato, quadrato, Falcao. Attenzione a Palento per Muriel, si gira, gol. Gol della Colombia. E ci può stare, però ragazzi, adesso c'è da fare difesa oltranza e tiki-taka, perché se recupera palla l'Inghilterra è un po' un problema. Comunque tempo dovrebbe essere già scaduto, e così è. Finiscono gli ottavi di finale sul canale, ragazzi. Fatto anche l'anima. Noi si torna subito tra pochi giorni, adesso 2-3 giorni, ragazzi. Non ho il calendario sotto mano. Torneremo con Argentina, scusate, Francia, Uruguay. Sarà subito il primo pronostico della fase del quarto di finale, che si è delineato poco fa, ragazzi. Il primo quarto di finale quale sarà? Lasciate like, iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante, per il sostegno, ragazzi, più che altro. Noi ci vediamo tra qualche giorno. State connessi, mi raccomando. Ciao a tutti, ragazzi, uscirà un video speciale tra poco.